Ciao ragazzi, eccoci qui. Caffettino e pronti a cominciare un'altra domenica. In casa ovviamente, mi raccomando, eh. Come state voi? Allora, sentite un po', visto il periodo abbiamo deciso di farci un po' di compagnia anche oggi, visto che comunque non possiamo guardare del buon calcio. Quindi abbiamo pensato che magari possiamo suggerirci a vicenda qualcosa da fare in questo periodo di lockdown, sperando che duri ancora per poco, ovviamente. E che cosa ci riesce a fare meglio? Consumare contenuti. Quindi oggi prevalentemente si parlerà di contenuti di altre persone che abbiamo visto di recente e che quindi vi riproponiamo. Partiamo noi con 5 perle e poi voi potete lasciarci i vostri suggerimenti nei commenti qui sotto. E poi ovviamente, come vuole la tradizione, tutti i link delle cose di cui parleremo li troverete in descrizione con le fonti ufficiali. Cominciamo con una video diretta, dato che ultimamente stanno spopolando ovunque su Facebook, YouTube, Instagram soprattutto. Questa prima diretta che vi proponiamo fa abbastanza ridere, dai, perché comunque loro sono dei personaggi che te la raccontano un po' così, un po' a modo loro. Stiamo parlando della diretta tra Francesco Totti e Fabio Cannavaro. Totti che è a Roma e Cannavaro che ovviamente per motivi lavorativi in questo momento è in Cina. Non è l'unica che Totti ha fatto in questo periodo, però credo che sia una delle prime. È un video carino dove parlano soprattutto di nazionale, ottimo se volete passare 10 minuti con il sorriso. E ricordano fatti come ad esempio il mondiale del 2006, però vanno anche un po' più indietro agli europei del 2000 che l'Italia ha perso in finale contro la Francia ai tempi supplementari. Insomma, non vi svelo niente di più, è bello proprio per come lo raccontano e andatelo a vedere, il video lo trovate in descrizione. Comunque fantastiche queste dirette perché ci danno a tutti gli effetti la possibilità di entrare nelle case dei giocatori, no? Delle persone che ammiriamo in generale, cosa che prima non abbiamo mai potuto fare. Poi soprattutto non ci era mai capitato di vedere calciatori sotto un'altra ottica e scoprirli in una maniera diversa, quindi andando a conoscere proprio la loro personalità, no? E la loro normalità alla fine, se vogliamo. Quindi queste iniziative abbattono in qualche modo questo muro che c'è di solito tra noi e loro. E passiamo ad un'altra diretta, quella tra Zaretti e Cambiasso, una diretta in cui li riscopriamo completamente. Sono proprio due conduttori nati, hanno fatto un'introduzione al video degna dell'alta TV, davvero. Soprattutto Cambiasso, devo dire, proprio bravo a lanciare la conversazione. Questo è un video un po' più lungo rispetto al primo, perché comunque dura un'oretta più o meno. Si alternano parlando un po' in italiano, un po' in spagnolo. E qual è la cosa interessante di questo video? Che non è che vanno a parlare delle partite, delle cose scontate. Parlano un po' di tutto quello che ci sta dietro, quindi delle emozioni prima, dopo e durante la partita, parlano dei loro rapporti familiari, del trasferimento dall'Argentina all'Italia, tutte le tradizioni che poi si sono portati dietro dalla loro terra e che comunque hanno continuato a coltivare all'Inter, a Milano, con tutto il blocco argentino nerazzurro. Video molto bello, lo consiglio a tutti, non solo agli interisti ovviamente. Ultima diretta tra le 5 cose da fare che vi proponiamo oggi, poi passiamo ad altro per variare un attimino. Si tratta di una sorta, anzi no, un vero e proprio Q&A tra vecchio e nuovo. Un botta risposta in cui Lukaku intervista Adriano. E lo fa in italiano, e questa è la cosa che mi ha veramente impressionato di più. Sentire Lukaku che parla la nostra lingua, cioè, è incredibile. L'ha già imparata, la sa. Il tono diciamo che è molto tranquillo, si chiedono cose del tipo qual è stato il gol migliore che hai segnato, oppure com'è stato il tuo periodo di ambientamento a Milano quando sei arrivato all'Inter, o del calore dei tifosi. Insomma, si confrontano un po' su questi aspetti qua. Ora basta dirette, passiamo a qualcosa di completamente diverso, un libro. Si tratta dell'autobiografia di Capitan Zanetti e mi è venuto in mente perché appunto il video con Cambiasso ha molti riferimenti a questo testo. Io ho letto solamente l'inizio, quando parla ancora del suo periodo in Argentina, da piccolino, quando giocavo sui campi in terra di Dock Sud, la città dove è cresciuto in provincia di Buenos Aires. La prima esperienza nelle giovanili dell'Independiente, la sua squadra del cuore, quella al Banfield, prima del trasferimento a Milano. È una bella autobiografia che ha a tutti gli effetti un racconto allo scrittore, al giornalista Gianni Riotta, che si è occupato della stesura di questo testo che si intitola Giocare da uomo. Come vi ho detto, l'ho appena iniziato, però promette molto bene. E ora un ultimo consiglio per tutti i nostri gamers. Vi consigliamo un articolo recentissimo uscito proprio l'altro ieri sulla nostra applicazione riguardante i TOTS di FIFA. I TOTS, i Team of the Season se non sbaglio, io non sono un grandissimo gamer quindi non ne capisco molto, lo ammetto. Però ecco, questa volta i TOTS non sono più i Team of the Season, sono i TOTS F, i Team of the Season so far, quindi le squadre della stagione fino a questo momento, dato che chiaramente si è dovuto smettere di giocare. Da quello che ho capito, la community ha votato, è uscita questa prima squadra virtuale composta appunto dai giocatori migliori fino a questo momento. OneFootball ha fatto un riassunto di questi vari profili e ve li presenta in collaborazione con altri gamers in un articolo nella nostra applicazione con video spiegazione integrata, quindi una valutazione diciamo così di questa prima squadra virtuale che ha votato la community. Se siete fan di FIFA e volete scoprire qualcosa di più, andate a leggere l'articolo, il link lo trovate qua sotto. Bene, ora tocca a voi. Che cosa ci consigliate di fare? Io mi sa che finisco questo caffettino, poi vado di là a vedere che cosa si fa per pranzo, perché
ho già una certa famiglia, devo dire. E mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella, così la prossima settimana riceverete una notifica ogni santo giorno, ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Poi, se questo nuovo formato, diverso da quelli che facciamo di solito, vi è piaciuto, lasciateci un like e fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Ora godetevi questa domenica e noi ci vediamo domani con Zona Mista. Ciao!